dovrebbe essere qui a quest'ora. No, mancano ancora alcuni minuti. Beh, se mai verranno. Verranno, verranno. Ormai se lo sono già trattenuto per 6 mesi. Dica piuttosto che gli hanno salvato la vita. Mi hanno detto che quando i russi l'hanno raccolto era in uno stato pietoso. Ah, sì, questo è vero. Signor Haller, eccoli. Ah. Sergente! Signore. Bene, andate a prenderlo. Il dottor Martin? Sì. È bello essere di ritorno. Sono l'ispettore Finchley dell'FBI, il signor Haller del Dipartimento di Stato. Molto lieto. Oh, piacere mio, grazie, piacere. Scusi, dottor Martin, se vuole salire in macchina. Immagino che lei sappia che dovremo fare il punto della situazione prima di poterla rimandare negli Stati Uniti. Per il momento sarà ospite dell'ambasciata, dovremo farle alcune domande. Ci vorrà molto? Penso che questo dipenderà da lei, dottore. Sono Sean Rogers dell'FBI. Io non credevo che mi avrebbero rilasciato. Sì, difatti non ci credevamo neanche noi. Poi l'altro giorno è arrivata... Il dottor Martin sa meglio di noi come sono andati i fatti, signor Haller. E credo che ci dovrà spiegare molte cose. Lei ricorda con chi parla, vero, signor Rogers? Lasci stare, signor Haller. Io capisco perfettamente. Un uomo come me non può essere trattato come uno qualsiasi. Dottor Martin, vede, lei comprenderà che ci sono un certo numero di argomenti che dobbiamo puntualizzare. Sì, certamente. Naturalmente i russi le avranno fatto molte domande circa il suo lavoro. Naturalmente, diciamo che negli ultimi 4 mesi non hanno fatto altro. È stato a Leipzig tutto il tempo, vero? Sì, esatto. Meno gli ultimi 4 giorni che sono stato a Berlino. E ci risulta che è stato il dottor Kubiszakot a occuparsi del suo caso. Dal lato medico, sì. Ma il colonnello Azarin era il vero incaricato di tutto. Vuol dire che il generale Stormer non ha mai presenziato i suoi interrogatori. Lasci stare per adesso, Finch. Il dottor Martin deve essere molto stanco. Sergente, venga con me. Da questa parte, dottor Merte. Lo accompagno nel suo ufficio, signor Haller? Sì, la prego. Potremmo fare questo piccolo interrogatorio fra una mezz'ora, le va bene? Sì, certo. C'è un cambiamento nei piani. Lei è troppo stanco per subire un interrogatorio, Martin. La prego, venga con me. Le ho fatto preparare una camera da letto. C'è un campanello vicino al letto se le occorresse qualcosa stanotte. Le consiglio di dormire il più a lungo possibile perché domani sarà una giornata molto dura. Buonanotte, dottor Martin.
Non aprire la porta per nessun motivo, neppure se dovesse chiedere aiuto. Non deve uscire e nessuno, hai capito? Nessuno deve entrare. Sì, signore. Perché? Primo, non sappiamo chi sia. Secondo, non sappiamo cosa sia. Terzo, non sappiamo chi l'ha mandato. Mi serve della gente specializzata al più presto possibile, generale. Mi serve uno specialista in dispositivi automatici, un esperto in dispositivi di sorveglianza e uno psicologo. Voglio assolutamente questa gente entro domani mattina al più tardi e voglio che nessuno avvicini quell'uomo senza il mio permesso. Senta, noi non possiamo certo trattare quell'uomo come se fosse... Mi spiace, signore, non posso rischiare assolutamente. Lo terremo in una cella finché non sapremo esattamente chi è e che cosa vuole da noi. Ma Rogers, il dottor Martin è una persona universalmente nota. Mi dica una cosa. È sicuro che quello è il dottor Martin? Però sapevamo che era stato operato. Ma non sapevamo che di lui si era occupato il colonnello Azarin. Mi era stato fatto il nome di Sturmer, non di Azarin. È così che funziona il suo servizio informazioni, generale. Chi è Azarin? Tra le altre cose, signor Haller, il colonnello Azarin è l'uomo che in Russia istruisce le spie. Forse il migliore del mondo. Ecco dov'è la differenza. Ma noi sappiamo che dopo quell'incidente... Ha mai sentito parlare di chirurgia plastica? Ho visto gente ridotta in poltiglia, rimessi insieme in modo che non venisse da vomitare quando li si guardava. Forse non potevano sorridere, ma avevano un aspetto umano. Questo invece no! Finch, lei ha toccato il suo braccio. Dica al generale che cosa ha sentito. Signore, è un arto artificiale, duro come un metallo ed è tutto di un pezzo fino alla spalla. Io l'ho toccato sulle spalle e sul ventre senza che se ne accorgesse ed è tutto di metallo. Chi ci assicura che quella specie di robot è davvero il dottor Lucas Martin? Che cosa suggerisce? Voglio qui i miei esperti. Cibernetici, psicologi, esperti in chirurgia, fisioterapici e un esperto in leghe metalliche. Azarin lo ha fatto rimettere insieme, noi dobbiamo smontarlo. Ma se non fosse il dottor Martin, non avrebbe menzionato Azarin. No. Azarin ha pensato che noi sapessimo di lui. È chiaro che ci stima troppo. L'importante è che riesca a parlare, che possa rispondere alle mie domande. Io credo di sì. Il torace, il viso, il cranio è tutto a pezzi. La pelle non esiste più, è andata distrutta. Ma tutti gli organi vocali sono a posto. Quanto tempo? 3 o 4 mesi. No, è troppo tempo, dottore. Colonnello Azarin, quello non è più un uomo, è un rottame d'uomo. Non posso aspettare 3 o 4 mesi, dottore. Mi serve molto prima. Il cervello è danneggiato? Il cervello è l'unica cosa intatta. Ma lo shock può avere prodotto dei danni. Crediamo anche che abbia perso tutti gli organi sensori. E questo provocherà un altro shock quando si riavrà. Non appena potrà parlare, sentire oppure capire, avvisatemi. La riterrò personalmente responsabile, dottore. Eccolo com'è adesso. I russi dicono che è il dottor Lucas Martin, ma potrebbe essere qualsiasi altra persona. Che gli è accaduto? Un incidente d'auto mentre era a Brunswick per una conferenza. Questo è il confine. Penso che volesse vederlo. È una curiosità che molti turisti a Berlino vogliono levarsi. Era con un collega, il dottor Newman, e uno del nostro servizio di sicurezza. Nell'incidente l'auto è uscita fuori strada ed è andata a finire al di là del confine. Sono i resti dell'auto. L'auto si incendiò e dalle fiamme l'unico a salvarsi fu il dottor Martin. A quanto ci dissero fu subito portato all'ospedale di Leipzig. Finch. Ci mettemmo in contatto con loro subito dopo l'incidente. Ci dissero che il dottor Martin era ancora vivo. Avemmo anche una completa e dettagliata descrizione delle sue ferite. Comunque ci dissero che, dato il suo stato, non potevano permettere a nessuno di fargli visita. Questo avveniva circa 6 mesi fa. Poi, circa una settimana fa, si sono messi in contatto con noi e ci hanno detto che stava bene e che ce l'avrebbero restituito. E ci hanno dato questo. Eccolo. C'è un rapporto medico? Certo, deve essere a pagina 5 del suo fascicolo. Dal punto di vista chirurgico è esatto quello che è scritto. È più facile ricominciare da capo che ricostruire quello che hai distrutto. Comunque ci sono varie possibilità. Potrebbe non essere il dottor Martin, ma una spia. In questo caso, naturalmente, è inutile che vi stia a dire quello che potrebbe accadere se rimandassimo quest'uomo a lavorare al progetto Nettuno. Sì, certo, c'è la possibilità che sia lui, ma anche che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello. E questo sarebbe ugualmente pericoloso. Secondo me c'è anche una terza possibilità. La più semplice. Che è proprio Martin.
Signori, sia ben chiaro. Se io fossi Asarin e avessi il dottor Martin fra le mani, non lo rimanderei indietro neanche se fossi obbligato. Gli americani continuano a insistere. Ci hanno ringraziato per avergli salvata la vita, ma continuano a sollecitarci per riaverlo indietro. La sola giustificazione per trattenerlo è che non possiamo ancora muoverlo. Ma ancora per quanto tempo? Il suo programma è molto ambizioso. Non le occorrerà troppo tempo? Questo non lo so ancora. Dipenderà se collaborerà. Devono essere avvertiti che quando sarà restituito non potranno davvero riconoscerlo. Hanno già detto che l'aspetto non gli interessa. Basta restituirglielo. Quanto posso ancora trattenerlo? Non troppo, colonnello. 6 mesi, forse 7. Beh, in 6 mesi credo che ce la possiamo fare, colonnello. Le do 2 mesi, dottore. 2 mesi? Tra 2 mesi si risveglierà, ma questo sarà il massimo. Ho detto 2 mesi, dottore. Questa specie di caschetto in metallo serve a proteggere il cervello. La pelle distrutta è stata ricostruita con una leggerissima pellicola di metallo. È perfettamente elastica ed ha tutte le caratteristiche della pelle umana. Il braccio destro originale è suturato con questa pellicola metallica, mentre i muscoli sono collegati elettronicamente con il sistema nervoso centrale. La sua forza è uguale a quella del braccio sinistro artificiale. La circolazione sanguigna è provocata da una pompa centrale situata al posto del cuore e che rimpiazza il cuore in tutte le sue funzioni. Questa pompa è alimentata da una batteria nucleare sistemata al posto del polmone sinistro. Il battito cardiaco è costante e non varia per nessun motivo. Il mio nome è Lucas Martin. Sono il supervisore del progetto Nettuno in Florida. Il mio nome è Lucas Martin. Sono il supervisore del progetto Nettuno in Florida. La laringe è umana, ma alcune componenti sono in materiale plastico. Come risultato, la sua voce non corrisponde a quella del dottor Martin, anche se è di tipo simile. Le papille gustative sono state raggruppate sopra la laringe per permettergli di gustare cibo e bevande. Le orecchie sono state sostituite con apparecchi posti nelle posizioni naturali. Questo gli dà un udito perfetto anche a considerevole distanza. Hanno solo un'azione limitata nella identificazione della direzione della sorgente del suono. Gli occhi sembrano essere quelli di Martin, ma è impossibile esserne certi perché esiste solo un'analisi fatta da un oculista molto tempo prima dell'incidente. Ha una capacità visiva perfetta. Chissà che ha provato quando li ha aperti per la prima volta dopo l'incidente. Mi sente, dottore? Adesso io voglio che si concentri. Ha avuto un incidente. È stato ferito molto gravemente, ma ora è fuori pericolo. Adesso io le ordino di aprire gli occhi. Le ordino di aprire gli occhi. Le ho detto di aprire gli occhi, dottore. Vede, vero, dottore? Non cerchi di parlare, faccia un cenno. Ora muova il suo braccio. Sente le dita? Può cercare di muoverle?
Purtroppo non so dire altro, signori, su quell'essere. Può dire almeno se è un uomo? Oh, sì. Una parte di lui è certo del dottor Lucas Martin. Chi è lei? Lucas Martin. Ma non assomiglia a Lucas Martin. Beh, è evidente, mi sembra più che logico. Su, mi dica chi è. Cosa vuol dire? Lei mi chiede chi sono e io posso risponderle solo con le mie generalità. Esistono forti dubbi che lei sia quell'uomo. Se non sono Martin, chi pensate che io sia? Chi? Presumo che lei sappia che sono stato coinvolto in un incidente d'auto. Io invece presumo un'altra cosa. Che il dottor Martin sia stato coinvolto in un incidente, ma che sia anche morto. Ma ci sarà pure qualche modo per dimostrare chi io sia. C'è naturalmente un modo, non si preoccupi. Per esempio, c'è una semplice domanda alla quale io ancora non so dare una risposta. Perché l'hanno rilasciata? Io presumo che siano state esercitate notevoli pressioni diplomatiche. Secondo me quello non fu un incidente, ma un rapimento. Sono sicuro che hanno tentato di farla parlare sul progetto Nettuno. Ah, certo, il colonnello Azarin si può dire che non mi abbia chiesto altro. E lei non gli ha detto mai niente. C'è un solo vantaggio ad essere nelle mie condizioni, ed è davvero il solo, Mr. Rogers. Ed è che nessuno può riuscire a capire cosa sto pensando. Io sono uno scienziato e so perfettamente qual è il mio dovere. Possibile che non gli ha detto niente. Circa il Nettuno, nulla. Allora non avrebbero mai permesso di tornare al dottor Martin. In questo modo non arriveremo mai a niente, Mr. Rogers. Io voglio dimostrare chi sono. E voglio... voglio tornare al mio progetto Nettuno. Per ora non è possibile. Lei lo capisce perfettamente. Il Nettuno è troppo importante. Salve, Jacob. Lucas? Che c'è, Jacob? Ah, sì, capisco, ma sono sempre il tuo amico Lucas. Scusa, ma mi devi capire. Quando seppi di quell'incidente io immaginavo... Jacob, parlami del progetto. Quando l'ho lasciato avevamo raggiunto un punto critico. L'avete superato? Di, l'avete superato? Mi dispiace, ma non posso permettere al dottor Besser di rispondere ad alcuna domanda sul Nettuno. Bene, lei sa che il dottor Besser è il mio miglior collaboratore. Lasci che io gli parli del Nettuno. Lui dovrà solo ascoltare. No, non posso permettere neanche questo. Senti, Jacob, noi abbiamo lavorato insieme per anni. Tu mi conosci meglio di qualsiasi altro al mondo. Non lo so. La voce è diversa. Gli guardi gli occhi. Sembrano quelli di Martin. Ma come si fa ad essere sicuri? Ma se sapesse rispondermi sul Nettuno? Mi dispiace, ma è l'unico argomento che non deve toccare. Ma noi abbiamo solo lavorato insieme. E se non posso parlare di lavoro... No, finché non siamo sicuri che sia lui. Io sono Lucas Martin. Io sono Lucas Martin. Lucas Martin. Io sono Lucas Martin. Io sono... Non si fermi per me, dottor Martin. Sta andando bene. Sì, vero? I suoi dottori sono molto contenti. Tutti lo siamo. Come si sente? Può immaginarlo. Il dottor Cotu è davvero un gran chirurgo. È un genio, come lei nel suo campo. Lei era quasi morto quando l'abbiamo estratto da quell'auto. Ora lei è vivo. Può muoversi, sentire, mangiare, bere, dormire e non soffre più. Lei pensa di no? Beh, diciamo, nessun dolore fisico.
Vedrà, si abituerà al suo stato molto presto. Io non lo credo. Ma noi siamo naturalmente molto fieri di noi. Abbiamo salvato la vita a un grande genio, un uomo che ha dato un contributo notevole all'umanità, un uomo che ha lavorato a... Al Nettuno. Al progetto Nettuno, certo. No. Molto bene. Di questo ne riparleremo in un altro momento. No. Ricordi almeno che le abbiamo salvato la vita. Lo avete dovuto fare. A un morto non potevate fare domande. Oh, chiunque fosse stato l'avremmo salvata. Ma dovremmo ricostruire la sua personalità parlando di lei, non del suo lavoro, soltanto di lei, della sua famiglia, della sua città, della scuola. Beh, non mi dica che sono segreti di Stato, vero? Questa foto è la prima che si conosca del dottor Martin e fu scattata nella scuola di St. Vincent in Florida. Aveva 13 anni. Queste invece sono le foto delle persone che ci risultano essere stati suoi amici in quel periodo. Alcuni di essi li abbiamo ritracciati, altri invece no. Il dottor Martin all'età di 26 anni entrò nel progetto Nettuno. Queste sono le foto degli scienziati e dei tecnici che lavoravano a Nettuno. E foto dei suoi parenti? Ecco. Madre e padre, entrambi morti. Chi le ha dato queste fotografie? Beh, diciamo che ce le siamo procurate. I suoi genitori erano cattolici. Voglio prima sapere come ha avuto queste fotografie. Non ha importanza. Lei era figlio unico, vero? Sua madre subì un'operazione, perciò non poteva avere altri figli. Le risulta essere stato un bambino prodigio? No, fino all'età di 10 anni. E sul padre è riuscito ad avere qualche notizia utile? Italiano, seconda generazione, erano contadini. Gli amici lo ricordano come un uomo molto onesto. Lei sa che cosa sto cercando? Qualcosa che i nostri amici russi non dovrebbero sapere. O qualcosa che solo Martin può sapere. Solo lui e nessun altro. Esatto. Bene, sentite queste e ditemi se sono cose che possono esservi utili. Da piccolo era un appassionato di meccanica. A 11 anni sapeva riparare i trattori. Riparava anche i trattori dei vicini. Era in grado di smontare un motore e ricostruirlo. Come niente. Ha inventato qualcosa? Una pompa. Non esisteva una pompa alla fattoria e la madre doveva lavare. A 12 anni ne costruì una. Molto semplice ma efficiente. Non si è mai guastata, l'ho vista. È ancora là. C'è un particolare che riguarda il periodo scolastico. Ecco, questo è stato uno dei suoi maestri. Dice che si ricorda ancora di Martin. Un giorno lo stava prendendo in giro. Gli diceva, perché sei così serio? Martin se ne uscì con un lunghissimo discorso. E lui se lo ricorda ancora. L'universo è una struttura perfetta, formata da parti perfettamente adatte. Una volta che tornavo al mio paese, quel mio insegnante si sentiva in dovere di ripetermi quella frase. Ed era come se si ricordasse un giuramento da me fatto fin da ragazzo e che avesse impegnato tutta la mia vita. Giuramento al quale ho tenuto fede. Per quale motivo aveva fatto quel voto? Non era un voto, era la strada che avevo scelto. Mentre i miei compagni di scuola leggevano i fumetti, io studiavo i primi testi di fisica nucleare. Il mio padre spirituale era il professor Fermi. Quel mio insegnante era molto orgoglioso di me e anch'io ero orgoglioso di me. E dopo? Dopo cosa? Dopo. Che è accaduto dopo? Il maestro si congratulò con me. E poi? Poi penso che tornai a casa, non posso ricordare tutti i particolari. Provi ancora. Lei ritornò a casa. A casa. Lei ne parlò con qualcuno? Ora ricordo. Il mio maestro voleva che concorressi per una borsa di studio offerta da un industriale del paese. E io dissi di no. Ha mai costruito una pompa? Eh? Adesso mi parli della pompa per l'acqua. Quale pompa dell'acqua, signor Rogers? C'è una sola pompa per l'acqua nella sua vita, dottor Martin. Perciò me ne parli. Suppongo che lei intenda quella che ho costruito a casa. Penso che sia ancora lì. Mia madre si dannava ogni volta che pompava l'acqua con la vecchia pompa. Bisognava manovrarla a mano e non funzionava mai. Così gliene costruì una nuova.
Quanti anni aveva? 11. Bene. Sta andando molto bene, Lucas. Vede? Non ha motivo di preoccuparsi con noi. Sì, ma sto raccontando cose che lei già conosce. Per esempio, non so molto sul conto di suo zio Lucas. È stato da lui che ha cominciato a guadagnare i primi soldi, vero? Sì. A Miami? Se già lo sa, perché me lo chiede? Perché mi interessa. Se non sbaglio, il bar di suo zio era sul mare, esatto? Era un ristorante. Ecco, vede? Questo non lo sapevo. Andiamo avanti. Chi altro lavorava con lei? Naturalmente c'era zio Lucas. Ehi, Luke! Ciao, zio. Come stai? Bene, bene. Vieni, ti voglio far conoscere la ragazza più graziosa della zona. Questa è Barbara. Salve, Barbara. Salve, Luke. Quel ragazzo con la pompa è Tonino. Salve, come stai? Bene, tu? Lucas lavorerà qui con noi e studia all'università. Oh, bravo. E quanto la pagava suo zio? $1 l'ora. Lavoravo 5-6 ore per sera e con le mance che dividevamo in tre e qualche altro lavoro, $50-60 la settimana. Non era davvero molto? Avevo i pasti gratis e mi aveva dato anche una stanza. E quanto guadagnava Tonino? Non lo so. Non è vero. Perché mi vuol mentire? Ma no, non le sto mentendo, non lo so proprio. E invece lo sa. $85.30. Guardi, di chi è la firma qua sotto? È mia. Era lei che firmava gli assegni per Tonino. Perché? Quando mio zio Lucas era fuori città, io dovevo anche... No! Lei continua a mentire. Sono tanto stanco. Si tratta di tanto tempo fa. Non capisco cosa c'entra se io... Il punto è, dottor Martin, che vogliamo restituirla in perfetta forma. Abbiamo impegnato con lei i nostri migliori scienziati. Questa è la situazione. Lei vuole essere rimandato a casa, non è vero? Sì. Dunque prendeva $1 all'ora, Tonino. $1.50. Come lo serve? Lo pagavo io. Esatto, perché l'hanno chiamata Luca? L'ho già detto prima per evitare la confusione. Mio zio era Lucas, io sono Luca, ora sono stufo! La prego di sedersi e rispondere alle mie domande. Voglio uscire di qui! Si calmi, dottore. Non ne posso più. La prego, lei sa che sto facendo il mio dovere. Al diavolo il suo dovere! Avete esaminato la mia pelle, campioni di enzimi, la mia voce. Lei sa meglio di me che non è sufficiente questo per stabilire l'identità di un uomo. Mi creda, dottore, darei la mia vita per liberarla da questo tormento. Le impronte digitali? Oh, certo, le abbiamo già esaminate. Ma lei sa anche quanto è semplice oggi un trapianto di pelle. E allora usate il mio cervello. Lasciatemi tornare al lavoro. Non c'è nessun altro in grado di portare a termine il Nettuno nel modo esatto. Così potrò provarvi chi sono. No, mi spiace. Cerca di calmarti, Lucas. E ascoltami. Ecco. Bravo. Ora, Lucas, vorrei che mi parlassi di Edith. Tu e Edith eravate innamorati. Lo vedi? Il colore? L'energia. Per anni la gente ha parlato delle risorse del mare, delle sue proteine, delle sue ricchezze. Ma hanno sempre trascurato la cosa più ovvia, il suo potere, la sua energia. Ma non la smetti mai di pensare al lavoro?
Se andiamo a bere qualcosa, tu mi parli del modo in cui le molecole del gin si combinano con quelle del vermouth per fare un martini. Questo non l'ho mai fatto. Sì, ma lo farai. Guarda, Edith. Guarda l'acqua. Io vedo un bel colore. Non vedo una fonte di energia. Che fai stasera? Oh, mi spiace. Devo incontrarmi con Frank Haywood. Abbiamo un lavoro da finire. Divertente. Ma ieri, se non sbaglio, mi avevi promesso che saremmo andati a vedere quel film che mi interessava. Edith, sono rimasti solo 2 mesi per presentare la tesi di laurea. Ma se lo fate domani non è lo stesso. Possibile che dovete studiare proprio stasera? E purtroppo Frank è libero solo stasera. Ma che cosa c'entra lui con te? Io sono convinta che è lui che ha bisogno di te, non tu di lui. Questo non è esatto. E lui si sta anche preparando per la convenzione democratica. Frank Haywood dovrebbe decidersi una buona volta se vuole essere uno scienziato o un politicante. Non è giusto con te. Vuoi dire con te? Insomma, noi non riusciamo mai a vederci, Luke. E questo mi rende un po' gelosa. No. Oltre te mi interessa solo la scienza. Edith. Non essere gelosa. Ti prego. Ora passiamo a parlare di quell'altra ragazza che conoscesti nel ristorante di tuo zio. Di Barbara. Allora, vuoi parlarmene? Ti ricordi di quell'altra ragazza? Barbara. Parlami di lei. Che è successo, Luke? Litigato? Cosa vuoi dire? Tu e quella Edith. Avete litigato, non è vero? E tu che ne sai di Edith? Solo ciò che è evidente. Tu e lei siete innamorati. Si vede immediatamente, credimi. E invece non lo siamo. Credi che potrei stare qui con te se lo fossimo davvero? Oh, Luke... Non devi preoccuparti. Non mi importa essere una sostituta, se questo ti serve. Tu non sei la sostituta di nessuno. E comunque non di Edith. Devi credermi, Barbara. Beh, non mi importa come stanno le cose. Se per caso avete litigato, spero che facciate pace. State bene insieme, voi due. Non è un problema. Non devi far finta di essere innamorato di me. Beh, certo, un po' mi dispiace. Ma tanto lo so che non c'è niente da fare. Starò con te solo quando tu vorrai. E quando vorrai stare con me sarò felice. E me ne accorgerò quando non vorrai più. Vedi, Luke, so che Edith è la ragazza che fa per te, non io. L'ho capito. Vero? Ma quando stai con me non pensare a lei. È stato a letto con Barbara? Ha capito perfettamente. Questi sono affari miei. La prego di rispondermi. E io invece mi rifiuto. Le piaccia o non le piaccia, io ho ancora il diritto. No, di... lei non capisce che voglio aiutarla. Riacquisterà finalmente i suoi diritti solamente quando sapremo chi è lei, dottore. Il Dipartimento di Stato continua ad insistere perché torni al lavoro e io non ho ancora un elemento che provi chi è lei davvero. Non tornerà al lavoro finché non avrò queste prove. Lei vuol tutelare la reputazione di quella ragazza. Ma si sbaglia, amico, si sbaglia. Se ha dormito con lei, solo 2 persone lo sanno. Lei e quella ragazza. Esatto. Ecco perché mi interessa. E se sarò in grado di controllare quello che mi dirà, faremo un bel passo avanti. Mi dispiace, non siamo ancora riusciti a rintracciare questa Barbara. Abbiamo mandato la sua foto a tutti i comandi. Edith, sappiamo che abita a Miami e non si è mai sposata. Lavora. Zio Lucas è deceduto 12 anni fa e Tonino, morto in Vietnam. Ok, che ne è di Stark e Haywood? Non posso indagare sull'agente del Nettuno. Su Stark ora potete indagare. Su Haywood solo sul periodo scolastico. Ecco i dati. Ok, Haywood Franklin, nato il 16 novembre 1930.
Padre Edward, madre Mary, fisico nucleare, laureato presso l'Università di Atlanta, professore di fisica all'Università di Miami nel 51. Lavora per la Fondazione Grant nel 1952, premio Scienza Award nel 54. Entra a far parte dell'organizzazione Sigma Chi. Fa poi parte del servizio civile nel 56, lavorò al progetto Nettuno. Vi sono altri dettagli che vorrebbe conoscere? In che anno conobbe Martin? Nel 1948, sotto il professor Stark. Si sono entrambi diplomati 30 con lode e assegnati al reparto ricerca. Nel 56 Martin incominciò il lavoro che condusse al Nettuno e là venne raggiunto da Haywood. Haywood ha abbandonato il progetto quest'anno ed è andato a Tokyo come esperto. Devo dire che Haywood e Martin hanno avuto una storia simile, scientificamente parlando. Dove si sono conosciuti? Sotto il professor Stark. Entrambi laureati 30 con lode e assegnati insieme al reparto ricerca. Nel 1956 Martin iniziò il lavoro che condusse al Nettuno. Haywood lo raggiunse poco dopo. Quest'anno Haywood ha lasciato il progetto per andare a Tokyo come esperto. Stranamente le storie di questi due uomini sono molto simili. Tu credi? Bene, io no. Ecco tutto. Alle cose devo arrivarci un poco alla volta. Oh, ci arriverò anch'io, Ma io cammino, tu salti. Frank, io continuo a sostenere che tu sei più bravo di me. Ah, questo non è lavorare. Ma guarda, guarda questo posto. Siamo i primi ad arrivare. E resteremo qui dentro finché il guardiano non verrà a cacciarci via. Per te sarà facile, ma non per me. Forse perché io non spreco il mio tempo e le mie energie in altre cose. Se tu ti concentrassi completamente sui nostri studi, saresti in grado... Sarei inumano come te. A te non importa quello che accadrà al tuo lavoro. Chi, per esempio, ne usufruirà. A te interessa solamente di poter proseguire gli esperimenti. Il lavoro dello scienziato sta nello scoprire la verità e registrarla. Nient'altro. Lascia il resto ai politicanti. Le sole persone che... Le sole persone che dovrebbero controllare la scienza e dovrebbero usarla sono gli scienziati, non i generali o i politicanti. Noi. Noi, Frank? O tu? Eudo non ha nulla a che fare con il Nettuno. Ma c'entrava, non è così, Luke? Fa più parte da parecchi mesi. Perché? Mi dispiace, colonnello. Non le dirò nulla che riguarda il Nettuno. E allora si guardi in questo specchio, dottore. Si guardi, guardi. Non volti la testa. Lo so come sono. I nostri scienziati non hanno avuto il tempo per fare meglio, ma le garantisco che se li avessi lasciati fare avrebbero fatto miracoli. Bastava solo un po' di tempo. Ma se lei risponde finalmente alle mie domande, le farò ricostruire la pelle pezzo per pezzo, glielo prometto. Forse non sarà proprio come prima, ma potrà nuovamente sorridere, baciare e piangere se vuole. Bastardo. Diciamo allora che questa mia è una specie di proposta commerciale. Lei mi dice tutto quello che sa sul progetto Nettuno e io mi impegno a farle costruire una faccia completamente identica a quella che aveva. Ma, dottore, deve decidersi subito. Vede, se per caso dovesse pensarci troppo a lungo, sarebbe troppo tardi. Asarin lo ha avuto per oltre 6 mesi. Io non posso sciogliere questo nodo in 10 giorni. Ha provato tutto? Sì, tutto. E allora, Rogers? Se non è riuscito a concludere nulla in 10 giorni, non vedo come potrò riuscirci io. Sono rimaste poche persone che conoscevano davvero Martin. Mettiamole a confronto e forse riusciremo a cavarne qualcosa. Allora, io sono Martin. Non lo so ancora. E finché non sarò sicuro, lei non tornerà a lavorare. E tutto si fermerà. Non è esatto. Stanno andando avanti. Chi mi ha sostituito? Non posso rispondere a questa domanda. È Besser? Mi ha sostituito, ma la conclusione è solamente nel mio cervello. È lui? Mi spiace, non posso rispondere. Potrebbe essere Haywood. Forse lui è l'unico, avrebbe bisogno di tempo. Rogers. La sola cosa che mi ha mantenuto in vita mentre lavoravano su di me era il pensiero del mio lavoro una volta tornato a casa. Lei mi capisce, vero? Non è solo il mio lavoro, è la mia vita. Tornerò da lei domani. Oh,
Se ne sta occupando Rogers. Posso avere una sigaretta, Finchley? Sì, sì, certo. Cosa sta guardando? Le sembra strano che fumi? Sono un uomo anch'io. Mi scusi, mi è sembrato strano. Davvero? Io sono strano, Finchley. O non l'ha notato? Dottore, siamo pronti. Ora siamo sicuri. Che è il vero Martin? Questa è la prova. Hanno creduto che lo stiamo riportando al lavoro e hanno cercato di sbarazzarsi di lui. Ma che dici? Semmai questo conferma il contrario. Se volevano eliminarlo, avevano 6 mesi per farlo. Non era necessario affidare il compito a dei killer, vi pare? Potrebbero averci ripensato, per esempio. No, non Azarin. Piuttosto il colonnello Azarin lo ha fatto di proposito perché vuole che noi crediamo che questo è il vero dottor Martin. Vuole convincerci a farlo tornare al progetto Nettuno. Lo lasceremo andare dove vuole e fare quello che vuole. Tutto chiaro? Se non c'è nulla di fisico per poterlo riconoscere, c'è un altro modo. Possiamo conoscere il pensiero di Martin. Naturalmente saprà che lo stiamo sorvegliando. Se non è lui, dovrà cercare per forza di sviare i suoi pedinatori. E credetemi, questo lo metterà in condizioni tali che prima o poi anche i suoi nervi salteranno a pezzi. Voglio conoscere ogni sua mossa, ogni strada che percorre, che negozi frequenta, che cosa compra, dove e che cosa mangia. Non dovete trascurare nessun particolare. Anche il più piccolo particolare può essere molto importante. E se non è lui, dovrà pur commettere un errore.
Mr. Rogers. Edith Hayes. Perché ha dovuto cercare il suo indirizzo? Lei abita lì da 8 anni. Se è il dottor Martin avrebbe dovuto saperlo. Ok, controlli, ha guardato anche un'altra pagina. È sempre seduto là fuori, perché non sale? Forse ha paura. Di che cosa? Che Edith si accorga che non è Martin o che Edith lo veda così? Accidenti, non ne usciremo mai se ogni cosa può essere interpretata in due maniere. Signore, l'altra pagina che ha consultato. Qualcuno che inizia con H. Con l'H. Con H ed E, signore, a questo punto. Franklin Ayew 208 Magnolia. Sai una cosa, Finch, talvolta penso che il colonnello Azarin si sta facendo delle matte risate pensando a noi. Si è mosso, sta attraversando la strada. Bene. Va anche tu, forse è meglio. Per quale motivo? Non lo so, ma nella prossima mezz'ora può accadere qualcosa di importante. Thank you.
Sì? Edith. Sì, sono Edith. Lei chi è? Sono Luke, Edith. Luke Martin. Luke! Ho avuto un incidente, la mia faccia è cambiata, non voglio spaventarti. Voglio vedere. Posso entrare? Sì, certo. È entrato. Se non avessi un nome e un cognome, non saprei rispondere alla domanda chi sei. Non cominciare a fare il filosofo, ti prego. Cosa pensi che succederà adesso? Se lei gli crede, gli crederemo anche noi. Ah, ecco John. Sono entrati in salotto. Adesso li sentiremo anche meglio. Siediti. Io non ero mai entrato nel tuo appartamento. Lo hai sistemato con molto gusto. Qua dentro ci passo molto tempo. Vuoi bere qualcosa? Puoi bere, naturalmente. Oh, io bevo, mangio, fumo. Sì, grazie. Scusami, non volevo... Ci sono abituato. Non devi preoccuparti. Cosa preferisci? Dello scotch? Scotch, perfetto, grazie. Sei un uomo eccezionale. Chi ti dà tanto coraggio? Il mio lavoro. Lo supponevo. Volevo telefonarti questa mattina per chiederti se potevo venire, ma avevo paura che tu rifiutassi. Qui sei sempre il benvenuto. Quando ero in quell'ospedale, ho passato molto tempo pensando a noi due. Noi non ci siamo mai conosciuti veramente. Ecco perché ho esitato stamattina. Volevo chiederti scusa per questo. Io mi sono comportato molto male con te. Credo di averti sempre considerato come un problema che doveva essere risolto, non come una persona. Che altro? Cosa? Hai detto che questa visita aveva un motivo. Sì, è vero. Ed è un motivo di capitale importanza per me. Da quello che mi dirai dipende la mia vita. Io... Lo so, Edith, sono sempre stato un egoista. L'FBI sa che sono qui e vedrai che indagheranno anche su di te. Ma perché indagheranno su di me? Perché sono ansiosi quanto me di provare che io sono... Lucas Martin. E io devo dargli la possibilità di accertarsi della mia vera identità. Vedi, Edith... Se potessimo ricordare una sola cosa, una cosa che solo io e te potevamo sapere, non importa che cosa, quello che interessa è riuscire a convincerli. Ti prego, Edith. Beh, che ci incontravamo nel parco. Questo gliel'ho già detto. E... Aspetta. Che un giorno abbiamo fatto un giro in battello, ti ricordi? Sì. Mi sembra che... sia stato nella primavera del 56. Era estate. Mi ricordo che indossavo un pullover e che avevo molto caldo e che tu mi hai comprato qualcosa di fresco. Già, un'aranciata. E che ho dovuto pagare io perché tu avevi perso il denaro saltando in barca. Ma certo. E quando siamo scesi dal battello abbiamo fatto una passeggiata a piedi. Scusami solo un secondo, ho qualcosa in forno. Lui è rimasto in salotto. Lei invece è andata in cucina. Ma lei era innamorata di lui?
Valle a capire le donne, per me lo è ancora. Chissà se è lui. Rogers risponderebbe che è soltanto un agente molto ben addestrato. Io oramai ho rinunciato a capire qualcosa. Non so che dire. Va bene, ma hai sentito, no? Rogers ti risponderebbe che ad una che ha caldo è naturale comprare una bevanda, che se lei l'avesse corretto avrebbe detto una Coca-Cola, oppure che anche lei non può ricordare che cos'era. Di conseguenza, questa non è una prova. Credo che impazzirò prima o poi. Vuoi rimanere a pranzo? Oh, no. Grazie, Edith. Spero di ricevere una telefonata in albergo. Lo sai, io ero innamorata di Lucas Martin e i miei sentimenti non sono affatto cambiati. Sono sola anch'io. Addio, Edith. La ringrazio molto, signorina. Ci è stata di grande aiuto. Sono sicuro che è stata una prova molto dura per lei. Comunque è meglio che lasciamo le nostre attrezzature installate ancora per un po' di tempo. Mi capisce? È probabile che ritorni. No, non ritornerà. Ma che fa? Guardalo. Sarà bene che vada a vedere. Dottor Martin, posso esserle utile? No, grazie. Senta, se vuol tornare in albergo, l'accompagno. No, grazie, non voglio tornare al mio albergo. Ma ha detto... Detto cosa? Stavate ascoltando, vero? C'erano dei microfoni in casa. Dì a Rogers che Martin è sconvolto, devo seguirlo. Dottor Martin! Dottor Martin! Mi spiace per Finchley. C'è qualcun altro che potrebbe aiutarla? Ci sarebbe Barbara. L'abbiamo finalmente trovata, ma non riconoscerebbe neppure il proprio padre. È ricoverata in un manicomio. In che condizioni è la fattoria? Come dice? Ho detto in che condizioni è la fattoria dei miei genitori. Non ci sono più tornato da quando è morta mia madre. C'è qualcosa che potrebbe aiutarci? Non voi. Me. Mi scusi, non riesco a capirla. Non ne posso più, signor Rogers. Devo andare in qualche posto dove possa rimanere solo. La fattoria è abbandonata. La casa è ancora abitabile, salvo qualche necessaria riparazione. La strada di accesso è ancora praticabile, ma i campi non li hanno più lavorati. La condizione dei campi non mi interessa. Potrei andare là e abituarmi a vivere di nuovo per conto mio. Ho del denaro da parte, lo userò per sistemare la fattoria. Che è successo? Improvvisamente cambia idea? Non improvvisamente. In parte Edith. Finchley. Ma soprattutto io. Perché non ne posso più. E il progetto Nettuno? Non sarei in grado di lavorare.
Per svolgere bene il mio lavoro bisogna avere soprattutto la mente sgombra, i nervi calmi, essere una persona tranquilla. E io non lo sono. Io vivo in uno stato continuo di panico, Mr. Rogers. Mi creda, i miei nervi stanno per saltare. Sono sul punto di mettermi a gridare. Ma la gente mi guarderebbe, ciò mi farebbe gridare ancora di più e non sarei più capace di fermarmi. No. Se mi aveste fatto tornare subito, sarei tornato. Il lavoro mi avrebbe preso. Sarei stato con la gente che conosco. Gente che non guarda il tuo viso, la tua maschera. Guarda dentro di te. La tua mente. Il tuo lavoro. Le tue idee. Ecco perché ora voglio andarmi a nascondere nella mia fattoria. Ci dia ancora tempo. Abbiamo compilato una lista di gente che lei conosce. Il professor Stark. Faccia quello che vuole, signor Rogers. Saprà dove trovarmi. Mi disse che la sola cosa che l'ha mantenuto in vita era il pensiero di tornare al lavoro. Io sto lavorando per lei. Potrebbe tornare al Nettuno entro questo mese. Serve Martin, questo è tutto. Io non posso farlo. Martin ha cominciato questo progetto e nessun altro potrà finirlo. Che devo fare allora? Se è Martin, lo mandi qui. Sì, questo è il problema. Sì, ma se non fosse Martin, non sarebbe in grado di capire quello che succede intorno a lui. E se fosse Frank Haywood? Sì, lui potrebbe. Non era all'altezza di Martin, ma era l'unico col quale Martin si confidava. E per quale motivo se n'è andato? Ha visto i servizi di sicurezza? Direi che Haywood era... per temperamento incapace di lavorare con le restrizioni imposte dalla sicurezza. Vuol dire che ne risentiva? Si sentiva come in prigione. Non resisteva. Quel robot potrebbe essere Frank Haywood. Potrebbe, se non fosse morto. C'è qualcosa di fisico per cui gli americani potrebbero riconoscerlo per Martin? No, neanche un particolare. Né lui e, di conseguenza, nessun altro come lui. Fate entrare quella persona, per piacere. L'altro giorno, dottore, le ho chiesto se era in grado di fare un altro miracolo come quello. Se può? Sì. Naturalmente, se esistono gli stessi presupposti. Non possiamo rimandare indietro Martin. E non possiamo neanche tenercelo in eterno. Avanti! Ah, benvenuto, finalmente. Finalmente. Dottor Cotu, questa è la persona di cui le stavo parlando prima. Frank Haywood, ho il piacere di presentarle il mio collega, dottor Cotu. Ho sentito parlare di lei. Anch'io del suo lavoro, dottor Haywood. Sono sicuro che gradisce un drink. Sì, sì. Posso chiamarla Frank, vero? Sì, naturalmente. Spero che abbia avuto un viaggio piacevole. No, non posso dire che sia stato molto piacevole, colonnello. Vede, la prossima volta gradirei qualcosa di meno avventuroso che l'essere paracadutato nel Mar Nero. Ma è arrivato sano e salvo, questo è l'importante. Sì, ma in questa operazione ho perso tutti i miei bagagli. Oh. Prosit. Prosit, prosit. Non importa, signor Rogers. Quell'uomo deve tornare immediatamente al lavoro. Mi spiace, io sono il responsabile dei servizi di sicurezza e non posso permettere che quell'uomo torni al progetto Nettuno. Questi sono ordini, Rogers. Se per caso quell'uomo non è Martin, signore, i danni che potrebbe causare sono incalcolabili e per rimediare ci vorrebbe molto tempo. Il Nettuno deve andare avanti, questi sono ordini del Dipartimento di Stato. Ma il Dipartimento forse non ha capito. Non discuto gli ordini che ricevo. È una decisione pericolosa, signor Miller. Rimandiamolo al lavoro. Se non è che dice di essere, è probabile che commetterà qualche errore. In questo caso lo rimanderemo a casa. Lo dovremo sorvegliare. Anzi, lei lo dovrà sorvegliare perché non faccia saltare tutto. Una cosa è importante per il Dipartimento, che il resto del mondo sappia che il Nettuno è di nuovo in lavorazione. Se è Martin, il progetto sarà davvero in lavorazione e quindi il rischio sarà valsa la candela. Perciò vada a riprenderlo.
quello è Luke. Il lavoro del dottor Cotto si può chiamare un vero e proprio miracolo della chirurgia. Lei pensa che gli americani lo faranno tornare al lavoro in queste condizioni? Ah, beh, io non vedo perché no. Potrebbero insospettirsi circa la sua identità. E perché dovrebbero? L'identità non dipende solamente dall'aspetto fisico. Proprio così. È raro incontrare un uomo come lei, Frank, preparato a abbandonare molte delle sue convinzioni. Io, se l'ho fatto, è perché sono convinto. Mi dica, Frank, le piacerebbe tornare in America di nuovo? Naturalmente per lavorare per noi. Questo è impossibile, là pensano che io sia morto. Beh, ci sarebbe un modo, cambiando la sua identità. Ah, certo, allora sì. Vorremmo che lei andasse a lavorare al Nettuno. Non mi permetterebbero mai di avvicinarmi. E poi là dentro c'è troppa gente che mi conosce bene. Sarei scoperto immediatamente. No. Oh, no, 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 io... Quello non è un uomo, è un robot. Non vedo davvero che cosa ci sarebbe di grave. Per lei sarebbe solo temporaneamente. Oh, no, 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 io non ce la farei mai. Le dico che mi scoprirebbero, colonnello. Siamo in grado di insegnarle tutto su Martin. Vede, Frank, siamo a conoscenza anche dei più piccoli dettagli della sua vita. Lei ne saprebbe molto più di lui stesso. Per un uomo della sua intelligenza, Frank, potrebbe essere un cambiamento davvero affascinante. Ma mi rendereste simile a quello? Non si preoccupi per questo. Per lei è diverso. Lui era a pezzi. Sarà una semplice sovrapposizione. Gli americani crederanno che lei è Martin perché saranno costretti a crederlo. E così lei potrà tornare al Nettuno. E là Frank finalmente potrà fare come le pare. E se per caso non dovessero credermi, se non mi permettessero di lavorare, che dovrei fare? No, non si preoccupi. Colonnello, che dovrei fare? Me lo dica. Fino a che noi non potremo riportarla indietro, dovrebbe andare alla fattoria di Martin. Non sarebbe per molto tempo. Salve, Mr. Rogers. Dov'è? Nel campo. Buongiorno, Willis. Torni tra un momento. Rogers. Visita di cortesia? Non completamente. Sono venuto a farle alcune domande. Sta bene. Sapevamo che potevamo contare su di lei, Frank. Se non c'è altra via. Di scoprire qualcosa sul Nettuno? No. Sono venuto a chiederle di tornare al Nettuno. Si è convinto finalmente. Se vuole. Non me lo avrebbe chiesto se non fosse stato sicuro. Naturalmente. Allora, è sicuro o no? Io no. Ma è chiaro che gli altri lo sono. Più o meno.
Mi creda, non è stato un piacere trattarla come ho dovuto fare. Lo credo, signor Rogers. Ha importanza? Sì, l'ha per me. Ho avuto l'incarico da parte del Dipartimento di Stato di convincerla a ritornare al suo lavoro. Capisco perfettamente. Le hanno detto che non importava chi o che cosa io sia. Vai là e riportalo al lavoro. Esatto. Non si preoccupi. Vedrà, andrà tutto bene, Frank. Io sia? Esatto, chiunque lei sia. Sto sorridendo, Rogers. Forse non si direbbe, ma sorrido. Allora, viene con me. Come vede, ha vinto lei, dottore. Sono un contadino ora. E qui sono accettato per quello che sono. Cos'è realmente lei? Un uomo con una faccia di metallo. Semplicemente. Ho i miei ricordi. Ma non sono i miei. Sono ricordi di una vita precedente, quando ero qualcun altro. Non importa chi. Io lo so. Ho i miei sogni, ma sono diversi ora. Una volta speravo di cambiare il mondo con il mio lavoro. Ora cambio la terra, non il mondo. Mi piace qui. Non importa cosa sembro. Io sono, e il mio piccolo mondo mi accetta per quello che sono. E non considera questa una specie di fuga? No. Ho fatto più di quanto potessi sopportare rimanendo vivo. Tanto più l'ascolto adesso, tanto più mi cresce la certezza di essermi sbagliato. Attento, Mr. Rogers. Anche questa potrebbe essere un'astuzia da parte mia. No, non le serbo nessun rancore. Se sono qui è per mia volontà, non per quello che ha fatto lei. Questa è vanità del martirio. In parte. Le dirò, qui mi sento a casa. Così questa fattoria sarà il suo solo contributo allo sviluppo della razza umana, dottore. Mi guardi, Rogers. Mi guardi per la prima volta davvero. Quello che ero è sepolto profondamente sotto quello che si vede ora. E le do pienamente ragione di dubitare della mia identità. Io sono un uomo di metallo. Sostenuto da uno scheletro di metallo. Occhi umani, ma che guardano il mondo da una faccia di metallo. Dentro di me ho finito di gridare. Vedo le cose in modo diverso. Non posso più lavorare per un mondo che comunque mi respinge. Lei cammina, parla, può muoversi come un essere normale. Può lavorare se vuole. Lo so, ma non ho più la volontà. La volontà di continuare a lottare. È morto. Perché? Martin non è morto. Perché Haywood è morto? Tecnicamente è morto per shock, shock post-operatorio. La differenza è che Martin voleva vivere a tutti i costi. Ma Haywood è morto quando ha saputo che non era una semplice mascherata, ma che quella maschera
non l'avrebbe più levata per tutta la vita. Che cosa farà con il dottor Martin adesso? Che cos'altro posso fare? Devo per forza rimandarlo indietro. Perciò è no. Posso dire loro chi è lei? Dica loro che Lucas Martin non esiste più. Addio. Addio, Luke.